Stanno chiamando sempre più numerosi tanti tanti clienti che sono afflitti da cartelle esattoriali, in particolar modo di un determinato filone. Sono tutti imprenditori ma rappresentanti legali di società, hanno aperto, che ne so, una SRL per gestire un paio di appartamenti piuttosto che fare un'attività improprio, eccetera, quindi SRL, amministratori di SAS, di SNC, eccetera. Che succede? Mi chiamano e mi dicono: ma io ho aperto una società, sono il rappresentante legale e mi è arrivata l'iscrizione all'INPS da pagare, 3.500, 4.500, eccetera. Ma io non lavoro in questa società, non ho reddito, non prendo una paga, uno stipendio, un cedolino. E com'è questa situazione? La situazione è determinata dal fatto che l'Agenzia delle Entrate ha fatto una bella pensata, che è in questi termini: chi è rappresentante legale di una società e non ha dipendenti, l'Agenzia delle Entrate dice: bene, ma chi è che fa gli adempimenti di questa società? Chi risponde al telefono? Chi emette le fatture? Chi fa gli adempimenti minimi, da questo punto di vista? Ah, sei tu il rappresentante legale. Bene, allora sei socio lavorante. E in qualità di socio lavorante ti iscrivono all'INPS e ti chiedono di pagare il minimo dell'iscrizione, che sono 3.500-4.000 euro all'anno, ed emettono gli avvisi da questo punto di vista per chi non paga le cartelle esattoriali. E il bello è che ti vanno indietro di 4-5 anni esercizi da questo punto di vista. Quindi, chi è rappresentante legale e non ha un reddito di derivazione dal fatto che si è aperto la sua SRL, che con la sua SRL è lui rappresentante legale, ma non, appunto, ripeto per la terza volta, non recepisce, non percepisce un reddito, l'Agenzia delle Entrate dice: bene, tu sei socio lavorante in quanto, non avendo un dipendente questa società, qualcuno deve fare il lavoro e quindi chi fa il lavoro deve pagare le tasse per quanto riguarda l'INPS. Ecco che cosa sta succedendo. Soluzione? Soluzione è quella di assumere qualcuno, magari a 400 euro al mese, ma assicurato, con su scritto, che svolgerà le funzioni di natura amministrativa della società tale e tale in quanto l'amministratore non se ne occupa. Oppure un cedolino a nome intestato direttamente all'amministratore in quanto questo amministratore è lui che svolge queste attività e queste operatività. Questo è il modo per tamponare questa situazione, per la quale diversamente tu, rappresentante legale della società senza dipendenti, è ovvio che sei tu che svolgi le mansioni aziendali e come tale sei lavorante, sei socio lavorante, quindi lì l'Agenzia delle Entrate ti iscrive obtorto collo e in automatico alla gestione INPS e devi pagarla. Anche questa, chiaramente, anche lo Stato ha bisogno di quattrini e ha trovato un modo, una formula che dal punto di vista tecnico-giuridico ci sta anche, così come ci sta che l'imprenditore, il rappresentante legale, trovi un modo per onorare l'impegno con lo Stato, ma riducendo il problema al minimo nei termini che mi sono permesso di suggerire da questo punto di vista. Così viene fatto salva la legge, il rispetto della legge che va sempre rispettata, ma senza dover subire pesanti salassi nei termini che stavamo dicendo.